Zona Sport, a cura di Roberto Dalla Bella. Tennista di altissimo livello, autentico dominatore per circa 20 anni sui campi di tutto il mondo, protagonista di una vita da film che lo spinse ad una scalata verso il successo tanto rapida quanto il declino che arrivò dopo e che lo portò a morire in solitudine e con appena $88. Si può riassumere così la storia di William Tilden, per tutti Bill, uno dei migliori 10 tennisti di sempre, paradossalmente dimenticato. A rimediare ci ha pensato l'ex giocatore e ora commentatore TV Luca Bottazzi, autore insieme a Carlo Rossi del libro Il codice del tennis, pubblicato in questo periodo da Guerini Next. Bentrovati a tutti gli amici di Radio Lag in Blu in ascolto da Roberto Dalla Bella per questa nuova puntata di Zona Sport e benvenuto a Luca Bottazzi che ho in linea al telefono. Grazie. Allora, tra le tante parole che si potrebbero accostare a Bill Tilden, la più adatta forse è eclettico e comunque non basterebbe a descriverlo fino in fondo. Puoi raccontarci un po' di lui, della sua carriera e della sua vita? Hai detto bene, Tilden è un personaggio eclettico anche perché, a parte il tennis che ovviamente ne ha marcato la sua vita, è un personaggio che racchiude in sé i ruggenti anni 20, quindi l'epoca del jazz, dell'automobile, del cinema, di Broadway, Gershwin e tanti artisti. Quindi Tilden, ritornando al personaggio del tennis, ha in sé i record del grande campione, perché primo americano ad aver vinto Wimbledon, 7 titoli ai campionati americani, 11 finali di Coppa Davis consecutive di cui 7 vinte, oltre diciamo al palmarès di primissimo piano, è autore di 32 libri, quasi tutti tecnici sulla disciplina, il che lo pone praticamente solo al comando della scienza del gioco, perché l'arte è quella che viene manifestata dai grandissimi campioni, l'arte del gioco, la scienza è qualcosa di diverso, riguarda lo studio. E qui Tilden, con 32 passalibri, supera addirittura la produzione di un professore universitario. Questo è Tilden. Un grandissimo campione, un artista, un viveur, un uomo di spettacolo. In quale di questi modi si può definire Bill Tilden e cosa ti ha spinto ad occuparti di lui? Bill Tilden io l'avevo già nella mia testa fin da piccolino perché ho avuto dei maestri che me ne parlavano. Poi, per motivi professionali, leggendo i tanti libri di tennis, Tilden mi è ritornato proprio alla mente e allora a quel punto l'ho ripreso sotto mano, ho riletto alcuni dei suoi libri e mi è parso subito chiaro che ero di fronte a qualcosa che non era nella norma, non era normale. Uso sempre definire questo, siamo di fronte a quella che è la pietra angolare dell'intera chiesa del tennis, perché Tilden spazia da aspetti che sono pedagogici ad aspetti che sono culturali fino ad aspetti strategico-tattici e tecnici che riguardano sì la disciplina tennis, ma riguardano, se vogliamo, anche la difficile arte del vivere. E quindi Tilden è un giocatore, poi un personaggio che, oltre il grande campione, ha rivestito i panni dell'allenatore, del tecnico, sia occupandosi di principianti che di grandi campioni. Tanti giocatori americani hanno avuto da Bill Tilden insegnamenti, molti dei quali erano poi suoi compagni di doppio o compagni di Coppa Davis. Poi Tilden è la prima grande figura che dà vita al tennis professionistico. Chiaramente Tilden è sempre stato un elemento contro il sistema, io lo chiamo un po' il Voltaire del tennis. Voltaire ha posto al centro l'uomo della questione, lui ha posto al centro il giocatore, i campioni, perché sono gli attori, gli artefici principali del gioco. Nel 20, quando lui e Langlen sbancano Wimbledon, ci sono 20.000 spettatori ai botteghini per poter vedere questi primi divi della racchetta, e quindi lui capisce che i giocatori devono avere il loro tornaconto e non solo chi organizza o vive a lato, diciamo, dello sport del tennis, e questo lo porta in contrapposizione alle federazioni, al sistema dominante della sua epoca. Quindi si tratta di un personaggio che ha fortemente rivoluzionato il tennis, ha avuto un grande impatto innovatore. Secondo te qual è stato il suo contributo più grande in questo senso? Il contributo più grande è stato intanto quello di aprire a tutti il tennis, alla classe labor. C'è un tennis prima di Tilden e un tennis dopo Tilden. Dopo Tilden questo sport diventa popolarissimo, quindi anche giocatori che vengono dalle classi sociali, diciamo, non solamente benestanti, riescono ad accedere al tennis perché diventa popolare. Lui contribuisce anche a concorrere a dei progetti di sviluppo sui giovani negli Stati Uniti, in tutte le città principali dei principali
acquistati, proprio per dare la possibilità anche a chi non può di poter accedere, proprio per reclutare il talento. In più, la grande eredità che lui lascia con i suoi iscritti è un'eredità, è un tesoro, è un patrimonio che il tennis internazionale deve custodire e riscoprire. Nel mio piccolo, questo è il contributo che ho pensato di fornire oggi al lettore, e non solo al lettore generalista, ma anche agli addetti ai lavori, gli stessi giocatori, dai livelli più bassi fino ai professionisti, perché Tilden si occupa di tutti. Luca, la vita di Tilden è legata anche a un periodo storico molto particolare, gli anni 20 del Novecento. Pensi che quelle atmosfere così affascinanti abbiano accentuato il lato del suo carattere che lo ha portato ad essere un personaggio fuori dagli schemi? Non c'è dubbio, tant'è che Tilden, bisogna ricordare che era amatissimo dalle stelle del cinema di Hollywood. Lui giocava a casa Chaplin, la stessa Greta Garbo, Katherine Hepburn, Rita Hayworth, David Niven, Spencer Tracy, Montgomery Clift, tutti amici di Tilden. Lui si è anche rovinato economicamente per quello che riguarda il teatro, Broadway, e quindi questo genere di passione, tant'è che sovvenzionava tantissimi artisti, quelli diciamo che magari facevano fatica a imporsi, e lui aiutava tutti, quindi lo faceva non solo nel tennis ma anche proprio nell'arte, quella più riconoscibile dal pubblico. In definitiva, Luca, il libro è un modo per riscoprire un personaggio importantissimo del tennis mondiale. Chi leggerà queste pagine, cosa speri che troverà? Diciamo che forse nel mio piccolo c'è un momento prima e dopo il codice del tennis. Dopo non sarà più la stessa cosa, perché non è possibile non conoscere la figura di Tilden e soprattutto l'eredità che ci ha lasciato. Ribadisco, il suo pensiero, il suo sapere. L'abbiamo definito io e Carlo Rossi, che è coautore con me del libro, il Leonardo da Vinci del tennis. Scusami se poco, e come si fa per chi segue questo meraviglioso sport non conoscere a fondo la figura e il pensiero del Leonardo da Vinci del tennis? Bene Luca, complimenti a te e Carlo Rossi per questo libro e speriamo che possa contribuire a togliere il velo, insomma, un po' del tempo in cui è finita la figura di William Tilden. Grazie per essere stato a Radio Lag in Blu. Grazie a voi, e soprattutto un ringraziamento lo voglio rivolgere a Guerini Next, l'editore, che ha fatto una scommessa che a mio parere verrà ripagata dai lettori, perché è un libro che non c'era, come qualcuno ha già definito in qualche presentazione. E meno male allora che ci avete pensato tu e Carlo Rossi a rimediare questo vuoto. Grazie ancora. Grazie a voi. Ringraziando ancora Luca Bottazzi, vi ricordo il libro scritto da lui insieme a Carlo Rossi, Il codice del tennis, William Tate and Tilden, arte e scienza del gioco. È pubblicato da Guerini Next e lo potete trovare in tutte le librerie. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento da Roberto Dalla Bella con i programmi di Radio Lag in Blu.